sono amico dell'organizzatrice, la signora Maria Pia, e allora per dare una mano vengo a proporre quello che vendo e quel poco che so attorno alla cucina, al cibo e il buon vivere. Quelli che avete qui davanti e che si vedono sono tartufi, si chiama Elestivum, lo scorzone estivo, che parte da adesso e ci accompagna fino a ottobre, settembre, ottobre, che poi sarà soppiantato da altre varietà di tartufi. A lato vedrete anche del formaggio che non appartiene a nessuna rappresentanza, perché essendo, uso un termine che qualcuno ha usato in maniera molto benevola per me, un onesto apostolo dei sani piaceri della cucina, e allora ecco che produco capponi di qualità per chi li conosce, produco oche, anatre, cose della mia campagna, del mio terreno. E questo che vedete è un formaggio unico, rarissimo, prodotto da un pastore appassionato sardo che ha portato le sue pecore nella zona di Tuscania. Produce un prodotto che è assolutamente speciale, e io gratis, tamore dei, questo lo sottolineo perché non sono rappresentante di nulla, glielo promuovo affinché la gente cominci ad apprezzare le varie cose. Quindi in alternativa ci sarà un formaggio all'assaggio dolce, di vacca, leggero in bocca con il tartufo, uno molto più tenace, mordace e sostanzioso di pecora del signor Maras, al fine di fare un po' di educazione gastronomica. Io sono un talebano della cucina, per cui rispetto un'assoluta ortodossia, giammai il gelato col tartufo, giammai il tartufo bianco su un filetto cotto, giammai il bianco con la cottura, e quindi una banalità per chi si intende un po' del prodotto, il bianco in questa maniera, sull'uovo, la cremosità dell'uovo e il tartufo è una cosa fantastica, l'uovo all'occhio di bue. Le tagliatelle con l'uovo e il tartufo, fantastiche. Il risotto alla parmigiana, sempre con il tartufo bianco, fantastiche. E questa è l'unica maniera, non c'è altro modo per apprezzarlo. Tutto il resto è offesa alla natura e al buon Dio per chi ci crede che ce l'ha mandato. Il nero di Norcia, Melano Sporum, quello che chiamo il Périgord francesi, ama le cotture. Quindi allora le farciture, i ripieni, le omelette cotte, poi cos'altro, o qualche ripieno, i piccioni farciti chiusi nel pane, sempre la cottura dei vulovan con formaggi fusi e dentro così, e null'altro. Lo scorzone e i vari scorzoni vanno benissimo grattati, crudi, o grattugiati addirittura, affinché sporzionarli quanto più, perché poi distribuiscono il profumo. E poi l'educazione del consumatore, che deve approcciarsi alla natura, avvicinarsi, andare in maniera deferente alla natura, non pretendere di stravolgere la natura con varie stupidaggini gastronomiche. Io porto sempre appresso, quando mi chiamano a presentare i tartufi e a parlare per quel poco che so dei tartufi, porto sempre una bottiglietta di un surrogato chimico che trovano sicuramente nei piatti. Il malcapitato è molto spesso colpevole, ignorante e colpevole consumatore, che con 10 euro mangia una pasta con il tartufo che ha un odore da tartufo incredibile. È quel surrogato del quale io vieterei il commercio e che io ve l'ho proposto a paragone e a comprensione e a futura memoria, quando vi capiterà di mangiare qualche cosa che vi ricorda quella oscenità.